L'uomo della povertà, l'uomo della pace, l'uomo che ama e custodisce il creato. È stata questa la missione terrena di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, che nella giornata di oggi è festeggiato in tutto il mondo. Oggi, anche in città, nella chiesa omonima, il santo sarà venerato dai fedeli. Stamani la Santa Messa con i bambini delle scuole. Nel pomeriggio la benedizione degli animali, successivamente la preghiera del rosario e la coroncina a San Francesco. Alle 19, solenne celebrazione eucaristica presieduta da Don Ildebrando Scicolone, abate emerito di San Martino delle Scale, con la presenza delle autorità civili e militari. La città di Gela vive questa esperienza ormai segnata negli anni, sia qui, così anche nella chiesa che vive il carisma francescano, che è la parrocchia dei Cappuccini. Qui nella nostra parrocchia di San Francesco si è preparata la celebrazione di quest'oggi con il triduo predicato da Don Salvatore Rindone, con un'attenzione particolare verso il mondo della sofferenza, verso gli operatori pastorali e i nonni. Francesco è l'uomo chiamato l'araldo del Vangelo perché è riuscito a depositare le armi, non soltanto le armi di quel tempo, perché il suo sogno era quello di diventare cavaliere, ma le armi dell'orgoglio, della superbia, e utilizzare quelle che sono le armi della pace, della gioia, della perfetta letizia. Francesco è il povero di Assisi e con lui c'è stato un po' il risvolto, quello che forse oggi la Chiesa ha bisogno, e non per caso il Signore ci ha mandato questo Francesco, che è il nostro Santo Padre, che qualche giorno fa abbiamo accolto nella nostra diocesi come pellegrino di carità. Una vita dedicata al prossimo, un esempio che aiuta a scoprire il legame profondo tra la povertà e il cammino evangelico, un esempio di vera pace interiore che può essere d'esempio per tutte quelle persone che vivono tante difficoltà. Noi gelesi, lo dico da gelese, siamo sempre pronti a criticare, a distruggere, a mormorare, a additare, e non siamo costruttori di pace. Forse oggi Francesco dice a noi gelesi, e in questo momento così particolare che la città sta vivendo, cerchiamo di stare insieme, uniti, tutti, dalla Chiesa, all'amministrazione, a coloro che sono impegnati nel mondo del volontariato, tutti uniti per la pace. La pace non si costruisce attraverso sistemi politici o mondiali, la pace nasce dal cuore. Se il nostro cuore è in pace con Dio, con noi stessi, siamo in pace con la moglie, con il marito, con i figli, con il vicino di casa, con i membri della comunità, con tutti.